è un modo per dire al cane: dammi il tempo di rendermi conto di che tipo di ostacolo ho davanti. Quando l'ha riconosciuto, dà l'ordine di proseguire. Ok, bravo. Ha trovato dei gradini. Allora. Perché fate mattinate come questa? Perché vogliamo farci conoscere dal maggior numero possibile di persone. Perché il servizio vive del contributo dei Lions italiani, ma vorremmo che anche la popolazione normale ci aiutasse. Le istituzioni non ci aiutano un granché, coprono sì e no un decimo di quello che abbiamo bisogno per gestire questa struttura. Quindi siamo disponibili in qualsiasi momento a recarci in tutta Italia proprio per far vedere alle persone che cosa fa il servizio cani guida dei Lions. Non solo, ma per far vedere anche come vengono addestrati i cani, e quest'oggi cominceremo proprio con la prima fase, che è l'obbedienza, poi un cane che è a metà dell'addestramento e un altro invece che è pronto per essere consegnato. Queste manifestazioni ci servono anche per capire il comportamento del cane: è pronto o non è pronto, qualche errore magari lo commette e tornando poi in sede verrà modificato e corretto questo tipo di errore. Facciamo un po' di storia della vostra attività. Da quanti anni siete operativi? Il servizio Cani Guida dei Lions è nato nel 1959. Tra burocrazia, pratiche, eccetera, eccetera, il primo cane è stato consegnato nel 61. Ad oggi l'ultimo numero di matricola si aggira intorno al 2000, quindi in questi anni sono stati consegnati quasi 2000 cani. Dove? In tutta Italia, e vengono consegnati e dati ai non vedenti che ne fanno richiesta in comodato gratuito. Al non vedente non costa niente, devono solo dare assistenza, mantenerlo, curarlo e farsi portare a passeggio. Come addestrate questi cani? È un addestramento difficile, complicato? Beh, è un addestramento dove ci vuole molta pazienza. È relativamente lungo, perché alla fine 6 mesi non sono tantissimi per l'addestramento di un cane guida, ma neanche pochi. Le fasi di addestramento sono principalmente 3. La prima è una fase di affiatamento con il cane, dove noi istruttori dobbiamo cercare di capire il loro carattere, e anche loro devono capire il nostro. Poi la seconda fase si fa all'interno del centro, dove abbiamo un centro cittadino simulato con vari ostacoli, e lì imparano proprio le prime nozioni. Dopo si va fuori, all'inizio si gira intorno alla scuola, per poi finire nelle grandi città come Saronno e Milano. Quindi è un addestramento sì difficile, ma con la costanza, la pazienza si ottengono dei buoni risultati. Come aiutano questi cani i non vedenti nella vita quotidiana? Sicuramente la loro attività principale è quella di accompagnarli nelle varie attività che fanno i non vedenti. Il non vedente è una persona che non ci vede, però è una persona che lavora, una persona normalissima, che svolge le attività che svolgiamo anche noi normodotati. Quindi il cane li accompagna al lavoro, li accompagna a fare sport, nei loro hobby, nelle loro passioni. In più, oltre all'accompagnamento, svolgono una funzione anche di compagnia e di supporto, perché comunque il cane vive delle emozioni che ha il non vedente, di conseguenza anche magari in qualche momento difficile può aiutarlo dandogli conforto e compagnia. Sì, è un'esperienza nuova per Cortona avere la Scuola Nazionale Cane Guida dei Lions. Del resto tutte le attività che facciamo, che abbiamo fatto quest'anno e che sono state fatte negli anni precedenti, sono sempre state aperte al pubblico, perché vogliamo far conoscere, fra le altre cose, anche questa struttura che è gestita completamente dai Lions italiani e che è fra le più importanti strutture in Italia nella preparazione di cani adatti a non vedenti. State attenti. Ah, va, bravissimo.
Non c'è lo spazio per passare.